Sabato e domenica 22 e 23 giugno il Forum Nazionale Agricoltura Sociale, al quale aderiscono oltre 300 realtà tra aziende, associazioni e cooperative, organizza a Napoli una festa nel fondo rustico di Chiaiano intitolato ad Amato Lamberti e gestito dalla cooperativa Resistenza. L'agricoltura sociale è una pratica innovativa che con il contributo di imprese e cooperative sociali promuove iniziative in ambito agroalimentare finalizzate al reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità, favorendo percorsi formativi ed occupazionali. Si è scelto Napoli perché l'agricoltura sociale è un movimento che punta a un principio, quello di creare una nuova economia, un'economia solidale, un'economia di sviluppo, un'economia che è garante di tutti i diritti. Quindi noi volevamo dare anche un segnale forte di che tipo, come dire, quali sono le idealità forti del forum, e quindi ci sembrava che Napoli, il bene confiscato alla mafia di Chiaiano, fosse assolutamente simbolo di questa tematica. Nel terreno Selva La Candona, confiscato alla Camorra, sarà organizzata una 2 giorni di workshop, laboratori, musica ed esposizione di prodotti delle aziende locali, che coinvolgerà operatori impegnati nel sociale e nella valorizzazione dell'ambiente e dell'agricoltura. Crediamo fortemente in questo processo di liberazione attraverso la terra, attraverso un utilizzo socialmente orientato della terra che può fare economia, può fare lavoro, può far avvicinare le persone a quei territori splendidi, e vorrei cogliere questa opportunità per ricordare che abbiamo tolto l'immagine delle discariche, dando un calcio a piano discariche criminogeno che era stato messo sul tappeto quando io ero diventato sindaco e già c'era prima, e abbiamo restituito quel territorio alla terra, alle ciliegie. Ovviamente è una battaglia che è stata vinta, ma non ancora la guerra, quindi bisogna vigilare, far sì che i cittadini amino sempre di più quei luoghi, e questa festa serve anche a questo. La prima edizione della Festa Nazionale dell'Agricoltura Sociale coinciderà con la tappa napoletana del Festival Itinerante dell'Impegno Civile, organizzato dal Comitato Don Peppe Diana nei luoghi sottratti alla criminalità.